Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con il mercato Juve. L'esperienza in maglia bianconera di De Ligt potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Si intensificano le voci su un possibile addio del centrale olandese, che difficilmente rinnoverà il suo contratto con la vecchia signora. Una mossa che induce la dirigenza a valutare un'eventuale cessione immediata del calciatore, sul quale è noto il forte interesse del Chelsea. I bianconeri iniziano a tutelarsi sognando il doppio colpo Koulibaly-Bremer, occhio anche a Milenkovic. In uscita dalla Fiorentina, nella maxi operazione De Ligt potrebbe rientrare anche Rabiot, il francese ritenuto cedibile dai dirigenti sportivi, gradirebbe Londra come futura destinazione. Attivo anche il mercato in entrata, con l'obiettivo Cambiaso sempre più concreto. L'offerta da 4-5 milioni di euro più il cartellino di Dragusin dovrebbe essere decisiva per convincere il Genoa. La società granata non ha invece ancora concluso alcuna operazione, ma il discorso per il riscatto di Pellegrini è chiuso, manca solo l'ufficialità per il reparto offensivo. L'obiettivo resta Joao Pedro, la Salernitana monitora la situazione e valuta un eventuale inserimento nella trattativa. La cessione di Bremer potrebbe finanziare l'operazione. Per quanto riguarda il capitolo portieri, ai nomi di Gabriel e Dagrovischi si aggiunge quello di Falcone della Sampdoria. L'estremo difensore, per i quali i blucerchiati chiedono una cifra compresa tra i 5 e 6 milioni, ha raggiunto una maturazione tale da rappresentare l'opzione più valida economicamente per il Torino. E chiudiamo con il tennis. Terzo azzurro a raggiungere il secondo turno di Wimbledon è il torinese Lorenzo Sonego, che ha avuto bisogno di 5 set per venire a capo dello statunitense Kudla. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.